Buonasera, ciao a tutti, benvenuti a Cuccioli e Campioni e benvenuti al Pescara 2008, sono gli ospiti di questa puntata, è la sesta della nostra trasmissione che, bravi ragazzi, fatemi un applauso, che esplora il mondo delle giovanili del Pescara e loro sono i ragazzi più giovani che abbiamo ospitato fino adesso, vero Bruno Nobili? Buonasera a te. Sì, buonasera. Beati loro, sono i più piccoli, nove anni e hanno anche una grossa fortuna che noi non abbiamo avuto. Noi giocavamo in mezzo alla strada, loro invece già stanno nelle strutture, giocano, sono organizzati, quindi è già importante questo. E Michele Gelsi, bandiera del Pescara, capitano per 9 anni con la maglia biancazzurra, che salutiamo. Buonasera, ti do il benvenuto, tutti. Grazie. Ciao, ciao Mila, ciao. Grazie per essere qui. Michele Gelsi, dove giocava a 9 anni? Come diceva Bruno, è in mezzo alla strada. Forse è quello che in questo momento qui ai ragazzi così giovani gli manca. La tecnica vera si faceva per strada prima, contro il muro, contro le panchine, però loro hanno la fortuna di avere dei grossi insegnanti adesso di calcio e hanno la fortuna di giocare in dei grandi centri che noi forse prima non avevamo. Oggi Michele Gelsi è un allenatore, quindi potrà darci la sua doppia visione del mondo del calcio, da tecnico e da ex atleta. E poi abbiamo il collaboratore tecnico del Pescara 2008, Claudio Gorgoglione. Buonasera, buonasera. Claudio, benvenuto. Buonasera. Diciamo subito che Claudio sostituisce l'allenatore Fabio Giansante, che doveva essere qui ma è a casa con la febbre, quindi lo salutiamo, gli facciamo un bel applauso per la pronta guarigione, vero ragazzi? Allora, vi ricordiamo che la nostra trasmissione tra circa 40-45 minuti avrà un ospite del Pescara, un giocatore che, come di consueto, si sottoporrà alle domande dei ragazzi e poi avremo dei servizi esterni che vi raccontano il Pescara 2008 ma che vi aggiornano anche sul Pescara e sulle sue giovanili. Bruno Nobili, loro hanno già un ruolo ben definito, almeno così dicono, in campo, ma è possibile che a 9 anni un portiere magari tra un anno o due diventi un attaccante? Ma è chiaro che loro si immedesimano in quello che vedono nei più grandi eccetera e tendono a scoprirsi in un ruolo, però io credo che gli allenatori li facciano ruotare e gli facciano imparare diverse posizioni in campo, perché a questa età è giusto che facciano un po' di esperienza in diverse posizioni del campo. Michele Gelsi, come si deve vivere il calcio a quest'età? Grande divertimento, con la massima spensieratezza, perché è sempre un gioco, specialmente alla loro età. E quindi grande entusiasmo quando vanno a fare allenamenti, massima disposizione nei confronti dei suoi allenatori. Poi il gruppo è fondamentale, divertirsi e giocare. Claudio, vogliamo presentare anche un tuo collega che è qui, che accompagna i ragazzi, che è il preparatore dei portieri. Allora, Stefano Roberti. Stefano Roberti, preparatore dei portieri della classe 2008 e anche del gruppo 2007. Bene. E niente. Bene, un saluto, poi ci racconterai anche tu la tua esperienza come preparatore dei portieri. Va bene. Tu, Claudio, ci presenti questa squadra caratterialmente, tecnicamente, tra virgolette, come sono i ragazzi del gruppo? Allora, è un bel gruppo, bambini ovviamente che hanno voglia di giocare, perché la cosa fondamentale è che calcio è un gioco, soprattutto a questa età, e hanno voglia di imparare tantissimo. Infatti finora è uno dei gruppi che mi ha sorpreso proprio per la voglia che hanno di imparare ogni allenamento, la voglia che mettono ogni volta che entrano in campo, e a noi ovviamente fa molto piacere, perché voglia anche noi a dare il massimo a loro e cercare di poter insegnare molto, sia a livello educativo, perché soprattutto lo sport deve essere un veicolo educativo e un rafforzamento anche di quello che i genitori ovviamente insegnano loro a casa. Per noi è anche un divertimento, soprattutto per noi, perché io personalmente mi diverto tantissimo con loro.
ed è l'aspetto positivo e più bello. E abbiamo visto tra il pubblico anche dei ragazzi un po' cresciuti, ecco, loro ovviamente non sono del 2008, sono degli atleti del Convitto, perché sapete che questa trasmissione viene registrata all'interno del Convitto della Pescara Calcio, sono giocatori della Primavera e dell'Under 17. A cui facciamo un applauso, grazie per essere qui. Da spettatori a cuccioli e campioni. Io volevo ringraziare Angelo Londrillo, perché insieme al responsabile delle scuole calcio e del settore giovanile, Egeria, ci dà sempre dritte utili per invitare i ragazzi e comunicare con loro alla nostra trasmissione. Allora, siete pronti per vedere il primo servizio che vi riguarda? Vi ricordate quando siamo venuti al vostro campo? Voi vi allenate dove? Chi ha il microfono può dirlo? Dove vi allenate? Noi ci alleniamo al quartiere Rancitelli. Al quartiere Rancitelli? A Donati Rancitelli. Al campo Donati Rancitelli. Bene. E quante volte a settimana? Facciamo due allenamenti a settimana. Due allenamenti a settimana. Sappiamo che alcuni di voi vengono da molto lontano, quindi poi conosceremo anche tutti i sacrifici che fate per questa vostra passione. Allora, siamo andati nel campo dove si allena il team del 2008 insieme ad Alberto Capo, e questo è il servizio. Voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte, voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te, lasciamoci tutto alle spalle. Ultimo giro, gli arancioni. Bravissimo, tienilo là, coprigli il mancino. Meglio, Giona. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover, scottiamoci la pelle e poi cambiamo. Puntalo, Ale. Bravo, Andrea. Buono, cambia. Gli arancioni a difendere. Non ci basterà questa notte, voglio vedere le luci dell'alba cambiare. Visto da di dentro, questa famiglia è perfetta per far crescere questi piccoli ragazzi che ci sono. In questa fase, negli anni 2008, il gioco è soprattutto ludico e si insegnano piccoli elementi di tecnica individuale. Diciamo che in un'età del genere non ci sono né ruoli ancora ben definiti, quindi ognuno si punta un po' più a livello individuale più che parlare di squadra. I ragazzi sono nuovi, è una squadra nuova perché vengono da più gruppi, qualcuno viene da fuori, si sta creando un bel ambiente. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore, voglio ballare con te, soltanto con te. Tra di loro c'è una grossa amicizia, sta nascendo una grossa amicizia, iniziano già a vedersi fuori dal campo, che è la parte più importante. I ragazzi ovviamente, come tutti, sognano di diventare dei calciatori professionisti. In questa fase è bello farli sognare, perché sono piccoli, quindi è giusto che loro abbiano i propri sogni. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle, io e te, fino a che nasce il sole. Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover, scottiamoci la pelle. Bellissimo questo servizio, è proprio così, ragazzi, ha ragione il vostro allenatore Gianzante? Sì, il mister ha ragione, e che siamo un gruppo nuovo e ci stiamo ambientando tra di noi. Bene, Claudio, sì. Stanno ambientando. Sì, poi soprattutto alcuni di loro vengono anche da non tanto vicino. Ci sono, sì, tre bambini che vengono da... Allora, ogni... facciamolo dire a loro. Chi è che viene da lontano? Date il microfono. Allora, tu da dove vieni? Io vengo da Tagliacozzo, provincia dell'Aquila. Da Tagliacozzo, poi? Io da Tagliacozzo. Anche tu? Io da Castelfrentano. Castelfrentano, provincia di chi? Io da Sant'Egidio, in provincia di Teramo. Io da Avezzano. Da Avezzano, quindi anche in questa puntata sperimentiamo proprio i sacrifici
che si fanno per seguire una passione. Michele Gelsi. Beh, è strano vedere il sacrificio, soprattutto loro è una passione, ma i genitori sicuramente un domani dovranno ringraziarli per quello che stanno facendo i vostri genitori, che è tutto qui vicino, ma Avezzano, Tagliacozzo, stiamo già parlando di 60 km. Quindi chi viene da lontano, i vostri genitori ringraziateli sempre, perché sono la base di tutto questo. Bruno Nobili, noi ogni settimana ci meravigliamo di come questi ragazzi facciano i pendolari del pallone, però a 9 anni è ancora più... Fare questi sacrifici a 9 anni è una cosa veramente encomiabile, ecco. E soprattutto da parte dei genitori, perché la parte, penso, più sacrificata la fanno i genitori che devono accompagnarli. Anche se poi da Avezzano c'è un pullman e prendete quelli a Tagliacozzo. Claudio Gorgoglione, che tipo di campionato fate? Allora, noi facciamo il campionato Pulcini. Per loro quest'anno è il primo anno Pulcini, tra l'altro, quindi è già un campionato comunque diverso, perché passando da Primi Calci a Pulcini, Primi Calci è ancora un campionato molto molto più dovremmo giocoso, vedere le immagini tra poco di questo campionato. Il campionato Pulcini, già come abbiamo detto prima, loro si identificano già in delle posizioni che in realtà non sono sempre, diciamo, le stesse, però già si comincia a vedere un minimo di organizzazione, anche di collaborazione tra di loro a questa età, cosa che rispetto a un anno, già un anno fa, dove bambini tentano, oppure sono più propensi a giocare anche da soli, molto più da soli, invece di cercare la collaborazione del compagno. Quindi questi sono i grandi cambiamenti tra un anno e l'altro. E cominciamo a conoscere i ragazzi del 2008 del Pescara con questo servizio curato da Alberto Capo. Voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle, io e te, fino a che nasce il sole. Spengo tutto per 2 ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover, scottiamoci la pelle e poi cambiamoci colore. Ciao, io sono Arturo Francesco e vengo da Tagliacozzo e ho fatto il provino con il Pescara. No, vengo 2 volte alla settimana. Di questa squadra mi piace il gioco cioè i mister, come giochiamo, come i passaggi di prima, gli allenamenti tattici. Ho cominciato all'età di 6 anni. Mi piace il calcio perché mio padre giocava a calcio. Mio padre giocava al Tagliacozzo. In famiglia tutti mi appoggiano ad andare a giocare a calcio. Allora, ogni giorno parto alle 3:30 e mi accompagna mio padre e niente. Secondo me un buon difensore deve avere il piede, perché se hai il piede mollo ti fai male e quindi gli altri ti passano. Il mio giocatore preferito è Ronaldo. Nel Pescara il mio giocatore era la Padula, però adesso se n'è andato. E l'altro è Del Sole. Le giornate così lunghe. E questo sarà perché il mio idolo è Gigi Buffon, quindi voglio diventare più forte di lui e battere la sua imbattibilità di minuti. Ho cominciato a giocare a calcio da 5 anni. E io non ho cominciato subito a fare il portiere, ho iniziato un po' l'attaccante, poi mi annoiava perché mi mettevo sempre in difesa, quindi ho iniziato a fare il portiere. In questo ruolo mi sento molto soddisfatto. Ciao, io sono Nicolò e ho 8 anni e frequento la classe 4ª di Leonardo da Vinci a Silvi. Io ho pensato di giocare a calcio perché era uno sport in cui io mi divertivo e così potevo fare gol e parare i palloni. Un portiere deve avere le caratteristiche della precisione, del tuffo e dei riflessi.
questo me l'hanno insegnato più mio padre, me l'ha insegnato perché siccome non c'era un ruolo, quindi per forza il portiere, quindi mio padre mi ha insegnato già tutto. Poi con il Renato Curi, perché io prima giocavo con Renato Curi, già ho iniziato a fare l'allenamento portieri, quindi più cose sapevo fare, più cose sapevo. Del Pescara mi piace, dell'anno scorso mi piace Baybeck e di quest'anno mi piace Del Sola. Da grande voglio fare il portiere, vabbè, del Pescara o della Juve. Che mi scorda anche mio nome, bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Ciao, io sono Giona, sono di Pescara, frequento la classe quarta. Invece di giocare a calcio, mio padre mi ha trasmesso questa emozione di giocare a calcio. E da grande voglio fare il calciatore. Io ho capito di essere un portiere perché mi piaceva. È da un po' di mesi che siamo insieme e mi piace un sacco questo gruppo. E la partita più bella l'abbiamo fatta al mio vecchio campetto. Con qua con il Pescara 2007, mi sa. Sì. 1-0 per loro, sì. Il mio giocatore preferito è Neuer. E il mio giocatore preferito del Pescara è Fiorillo. E da grande mi piacerebbe giocare all'Inter. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Io sono Alessandro e gioco da 6 anni a calcio. Mio papà mi ha trasmesso questa passione. L'attaccante sinistro. Secondo me un bravo calciatore dovrebbe avere la velocità, la tecnica e la vista. Io penso di avere tutte queste caratteristiche. Per essere un calciatore migliore proverei a tirare col piede debole. E quando dopo pranzo faccio i compiti, dopo mi vesto e vengo qui. Fare i sacrifici del calcio non mi pesa. Il mio giocatore preferito è Griezmann. Da grande voglio giocare per il Milan. Il mio giocatore preferito del Pescara era Caprari. Che mi scorda anche mio nome, bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo, non so dove, diplomiamoci in Angola. Siete deliziosi. Bruno, questa teoria del piede molle, vogliamo approfondirla? Questa la devo approfondire anch'io perché non l'ho capita molto bene, quindi dopo me lo farò spiegare. Vuoi ripeterci quello che avevi detto nel servizio del piede molle? Sì, che non va bene avere il piede molle? In difesa. Beh. Com'è? Non bisogna avere il piede avvicina molle. Avvicina il microfono, sì. Ma quale... L'avevi detto tu? Hai detto che non va bene per un difensore avere il piede molle. Sì, perché sennò ti fai male. Ti fai male, giusto. E poi c'era il portiere che ha detto mio padre mi ha insegnato tutto, vero? Vogliamo dare il microfono al portiere? Quindi tuo padre già ti ha insegnato tutte le tecniche, i segreti del, allora, del quello, calcio. Quello mio padre non mi ha serve. Insegnato tutto perché quando giocava al Poggio, cioè siccome c'era tanti portieri, quindi mio padre ha detto se vuoi fare il portiere devi superare questo. Quindi mi ha imparato non tantissimo come il mister no. Stefano. Ah, stai a riprendere. Capito tutto. Però cioè, fare il portiere per me mi piace più di un'altra cosa. Più di un'altra cosa. Mister Stefano, insomma, è stato spiazzato dal papà, quindi... No, non sapevo di questo passato del papà che gli ha insegnato tutto, vabbè. Cercherò di fare l'allenatore, non la sagoma, come pensavo dopo il video. Michele Gelsi, i papà che cosa possono insegnare? Papà calciatori che cosa possono insegnare ai figli? Tu ne sai qualcosa? Ma guarda, è sempre un ruolo difficile, ti posso assicurare per esperienza con mio figlio. Sicuramente l'appoggio morale è importantissimo. Il momento in cui uno si vuole sfogare, chiedere consigli, deve essere sempre presente. Però delle volte è bene che il padre...
si metta da parte, sennò gli confondiamo anche tante volte l'idea, perché c'è sempre un allenatore che deve essere quello che gli dà l'insegnamento. Noi possiamo dargli solo dei consigli, sia a livello, io parlo perché ho giocato a calcio, però ci sono genitori che non hanno giocato, quindi non so cosa, più uno sfogo, un po' parlé tra padre e figlio. Però volevo dire una cosa, che rispetto a noi, ma loro hanno una personalità incredibile, mettersi davanti a queste telecamere non è semplice, e parlare con una disinvoltura come hanno parlato questi ragazzi qua. Quindi se mettono la personalità che hanno messo davanti alla televisione in campo, penso che per un allenatore sia molto più semplice allenare questi ragazzi qua. Ah sì, sei d'accordo, Claudio? Sì, sono d'accordissimo. Come avevo detto prima, mi ha meravigliato questo gruppo proprio per la voglia che ogni volta mettono in allenamento e con la felicità con il quale vengono al campo. Riprendo il discorso dei genitori. Noi cerchiamo sempre di fare un lavoro dove noi dobbiamo cercare di... una volta che loro entrano in campo, siamo noi che dobbiamo cercare di insegnargli qualcosa. Ovviamente il genitore, noi non è che non ascoltiamo i genitori, però ovviamente dobbiamo cerchiamo sempre di limitare, diciamo, i consigli anche fuori dal campo, mentre stanno giocando, perché capita anche molte volte che per ascoltare un genitore, mentre stanno giocando, si distraggono anche loro. E succede, che succede. Succede tante volte, anche in tanti altri campi, con tante altre squadre contro le quali abbiamo giocato. Fortunatamente con loro non è ancora capitato. Però questo è sempre un avviso che diamo ai genitori. Cercarli in quel momento, in quell'ora e mezza di allenamento, di lasciarli liberi di esprimersi, cioè senza dargli ulteriori consigli, perché già noi gliene diamo anche tanti, quindi aumentare non serve. C'è un ragazzo, credo Francesco, che ha detto: tutti in famiglia mi spingono a giocare, vero? Vuoi dirci questo? Quindi tutti quanti, chi è che in famiglia ti spinge verso il calcio? Papà, zio, mamma e soprattutto nonno. Ah, anche nonno. Ma loro hanno giocato a calcio? Sì. Hanno giocato al calcio tutti quanti, quindi sei una famiglia di calciatori. E che cosa vorrebbero da te? Loro vorrebbero che diventassi un giocatore... Ti ispirano a diventare calciatore. Ti ispirano a diventare calciatore, ma grandissimo. Un applauso a Francesco e in bocca al lupo a Francesco, a tutti, affinché possano realizzare i loro sogni. E adesso ci sono delle domande per il nostro ospite, ma prima andiamo in pubblicità. E subito dopo torneremo, perché i nostri ragazzi sono curiosi e devono chiedere le cose anche a Michele Gelsi. A tra poco. Torniamo a Cuccioli e Campioni, tra poco in questo studio il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo. Adesso stiamo conoscendo i ragazzi del 2008 a confronto con i nostri ospiti, e c'è la prima domanda per Michele Gelsi. Ciao, sono Paolo, la mia domanda è: qual è il ricordo più bello che ha con la maglia del Pescara? Beh, sicuramente la vittoria del campionato nel 91-92 della Serie B alla Serie A. Era stato una felicità immensa, penso che siano momenti che non scorderò mai. Ancora? Ciao, sono Andrea, la mia domanda è meglio giocare a Miami o in Arabia Saudita? Beh, in Miami non ci ho mai giocato, a Miami ho una scuola calcio con tanti bambini come voi. In Arabia Saudita è stata un'esperienza della mia vita positiva. Ho fatto un'esperienza all'estero. Da allenatore? No, da giocatore. In Arabia da giocatore. A Miami da allenatore. E è stata un'esperienza bella, perché mi sono messo in competizione con una realtà, un modo di pensare completamente diverso dal nostro. Però è stata un'esperienza che non scorderò mai, perché ho vinto tutto, tranne che l'accesso alla Champions League asiatica solo per differenza reti. Quindi questo è un rammarico, però sicuramente in Arabia tornerei molto volentieri. Come,
com'è stato avere la fascia di capitano del Pescara? Beh, è stata responsabilità. Quando ti danno la fascia di capitano vuol dire che hai raggiunto un certo tipo di rispetto anche nei confronti degli altri e di maturità. L'ho fatto per 9 anni e penso che siano stati gli anni più belli di Pescara. E vediamo delle immagini di Pescara a Palermo, campionato 97-98. Cosa ti ricordano queste? Questa è una bellissima partita perché perdevamo 1-0 e poi ho fatto gol Giampaolo, un grandissimo gol, e poi ho fatto io su punizione gol del 2-1 al 92esimo. Quindi fu una partita molto, molto tirata con Palermo che poi mi sembra che vinse il campionato. Hai scelto di restare a Pescara, che cosa ti ha colpito di questa città per farne la tua casa? Mi ha colpito soprattutto la gentilezza e l'accoglienza che ho avuto nei confronti miei in questa città, sia nel bene che nel male. Però fa parte anche della mia vita. Io vengo da un'isola, sono dell'isola d'Elba e il mare mi fa star bene, il sole. Quindi già che è una città di mare, Pescara mi fa star bene. Poi ci ho trovato l'amore, ci ho investito, quindi ormai mi sento abruzzese a tutti gli effetti. Ragazzi, avete altre domande? Microfono, passate il microfono. Tocca a me. Ah no, vai. Ciao, sono Giona. Com'è stato giocare alla Fiorentina? La Fiorentina fa parte della mia infanzia. Ho iniziato come voi a 13 anni nel vivaio della Fiorentina. E ho fatto tutta la trafila, dai Pulcini arrivare fino alla prima squadra. Firenze è una città magnifica, bellissima. E poi conquistare la Serie A dal settore giovanile penso che sia un merito importante. Vuol dire che ti sei sempre comportato bene e hai avuto dei meriti in tutte le categorie in cui hai militato. È vero che dopo la partita di esordio sei stato punito perché avevi trattenuto? Dopo la partita di esordio c'è stato un episodio, il povero Baretti, presidente della Fiorentina, che poi morì in una sciagura aerea. Io ho preso la mia maglietta per ricordo e poi il mercoledì facevamo una riunione e il presidente disse però manca la maglia numero 8 che era la mia. Ho detto presidente guardi che la vorrei tenere. No, la maglia non si può più rifare, o ridai la maglia o mi devi dare 500.000 lire. Io ho preferito dargli 500.000 lire che non dare la maglia dell'esordio, quindi fu un episodio che tutti si misero a ridere, però penso che tutti avrebbero fatto quello che ho fatto io. Voi l'avreste fatto, ragazzi? Sì. Facciamo una prova. A Michele Gelsi. Oggi è diverso, no? Oggi non... Sì, oggi ormai le magliette sono... Ne danno 20, 30, 40, però è bello così, perché anch'io quando ho giocato a Pescara penso di aver dato tante di quelle magliette che non so veramente quante ne ho date. All'epoca era molto più restrittiva, non c'era tutta questa disponibilità che c'è adesso. Altra domanda? Il calcio è da oggi è diverso? È diverso... Allora, quando giocavo io era diverso perché c'era tanti valori che in questo momento qua sono stati dimenticati, specialmente per voi giovani. Noi, quando ero giovane come voi, c'era l'aspirazione a arrivare a fare come ho fatto io la trafila nelle giovanili e arrivare a aspirare alla prima squadra. Oggi, con tutto quello che c'è, stranieri, poter giocare, per voi comincia a essere un pochettino più difficile. Spero che le cose, quando voi crescete, cambino, perché è giusto che il vivaio di una società come è questo del Pescara metta in modo che un ragazzo abbia l'aspirazione, un sogno di arrivare poi veramente a far giocare, come ha detto mi sembra, il portiere del Pescara. E oggi, rispetto a quando giocavamo noi, è molto più difficile. Ci sono altre domande? Bruno, intanto, cosa pensi di queste ultime dichiarazioni di Michele Gelsi? Ma sono d'accordo per quest'ultima, che qualche cosa in Italia deve cambiare perché purtroppo le squadre sono colme di stranieri, il posto per i giovani nostri sono ristretti, quindi bisognerebbe cercare di modificare qualche regolamento proprio in questa base, altrimenti i tantissimi ragazzi del vivaio faticheranno a trovare dei posti liberi. Claudio?
Da questo punto di vista forse dobbiamo modificare qualcosa e dare l'opportunità, più opportunità ai nostri ragazzi, soprattutto ai vivai, che negli anni 90 erano il bacino principale anche della nostra nazionale, per esempio. Molti calciatori sono usciti dai vivai. E speriamo di piano piano di invertire di nuovo. Passate intanto il microfono a Stefano Roberti, sentiamo. Io non è che sono contro gli stranieri che vengono in Italia, assolutamente, perché questo fa parte del calcio. Però io preferisco che venga uno straniero che insegni qualcosa a noi rispetto a quello che abbiamo noi. Ma se deve venire uno straniero che è alla pari di un giocatore italiano, dobbiamo promuovere la nostra italianità. Non possiamo permettere un giocatore straniero a livello suo che mi tolga un posto a me in una squadra mia, della mia città. Io penso che non sia normale. Ecco, un giocatore che sia Van Basten, ci mancherebbe, Van Basten, che sia Gullit, che sia Dybala, ci mancherebbe, ben accetto, perché insegna. Ma c'è tanti altri stranieri che non meritano di stare qua. Stefano. Io, parlando un po' di portieri, anche dal punto di vista dei portieri, diciamo che prima la tendenza in Italia era sempre quella di avere, diciamo, tutte le grandi squadre avevano il primo portiere sempre italiano, che comunque era sempre nel giro della nazionale. Negli ultimi anni questa tendenza si è un po', diciamo, rallentata, in quanto un sacco di squadre, di grandi squadre, hanno anche il portiere straniero, come fu Giulio Cesar all'Inter, Dida al Milan, Alisson ora alla Roma. Comunque la scuola italiana ha sempre prodotto buoni portieri. È vero, adesso abbiamo il più forte in circolazione, che comunque è Buffon. Però facciamo fatica a trovare un degno sostituto, anche se adesso ci sono i vari Donnarumma e Perin che seguono la sua scia. Però comunque nel corso degli anni, diciamo, tra Buffon e appunto Perin e Donnarumma abbiamo avuto non poche difficoltà proprio per l'avvento di tanti stranieri comunque nel campionato italiano. I ragazzi dell'Under 17 della Primavera vogliono aggiungere qualcosa su questa discussione che abbiamo aperto? Passa il microfono per favore. Su questo confronto con gli stranieri, hanno qualcosa da insegnarvi o no? Si dovrebbe dare più spazio agli italiani? C'è qualcuno che vuole dire la sua? No, non dovrete dire niente, va bene. Tanto tra qualche settimana aspetterà anche a voi parlare, perché sarete anche voi ospiti a Cuccioli e Campioni. Allora, per Michele Gelsi c'è una sorpresa. Prima parlavamo di suo figlio, che è un giocatore del San Buceto, un pezzo forte, titolare della squadra di Tatomir, e lui ha mandato al suo papà questo messaggio. Ciao babbo, volevo dirti che per me sei stato e sei un esempio sportivo, ma nonostante questo sei anche un esempio quotidiano nella mia vita, perché veramente ogni giorno mi dai qualcosa che nessun padre potrebbe mai darmi. E volevo dirti che per fortuna siamo una coppia, se posso reputarci tale, che andiamo molto d'accordo. Non è difficile che abbiamo litigate o queste cose del genere, a parte quando tu ovviamente ti lamenti della mia alimentazione che non va mai bene, ma ti posso promettere che migliorerò anche su questo. Uno dei ricordi più belli che ho con te è stato quando giocavi, che per me era un sogno vedere giocare il proprio papà, e mi ricordo ad Arezzo quando avevi tempo che non ti allenavi, andavamo ogni giorno vicino casa, al campetto di casa, e mi facevi tirare i primi calci. Ti faccio un saluto e un bacione, ti voglio bene babbo, ci vediamo a casa. Grazie ad Alessandro Gelsi che ci ha fatto questa sorpresa. Bellissimo. Ti sei commosso, Michele, sì. È bellissima anche questa immagine di Michele e papà che si commuove. Tuo figlio ti somiglia? Mi somiglia perché lui, scusate. Va bene, allora adesso no, ci mancherebbe. Se vuoi intanto facciamo parlare Bruno Nobili, sì, perché grazie. Bruno è veramente bello per un padre poter avere un figlio, un padre calciatore e un figlio che fa il calciatore. Non è naturale questa trasmissione
No, no, infatti io e i miei figli non gioca nessuno dei due, quindi lui gioca e penso che per lui sia una cosa bella, importante, perché avere un padre che ha giocato, eccetera, gli ha trasmesso questa passione e gliel'ha trasmessa bene, non ha fatto come me. Per cui il ragazzo che sta giocando e ha delle qualità per giocare. Michele. Beh, bella l'emozione, bella intervista e belle parole. Io Alessandro gli dico solo che non è che sono pesante sull'alimentazione, questi sono consigli che gli do, perché se lui ha un obiettivo di arrivare a giocare nei professionisti bisogna fare tante rinunce, come l'ho fatta io quando ero piccolo, e quando conto ne faranno loro se vogliono diventare calciatore. Calciatore è bello al momento che arrivi a essere calciatore. Quando non lo sei devi... Capisco bene che tutti i sabati sera i giovani come loro vogliono uscire, perché chi è che non vuole uscire? Però se vuoi diventare, se vuoi dare qualcosa in più, il sabato sera devi avere la forza di dire no, io sto a casa perché domani gioco. E oggi forse non c'è più questa forza di dire, non c'è più di forza di fare rinunce. Ecco perché ne esce pochi di calciatori. Alessandro è un ragazzo che ha qualità, tantissime qualità, però ancora lui non riesce a capire che deve fare rinunce, perché lui sicuramente per me arriverà nei professionisti, arriverà più tardi rispetto a un altro, però arriverà perché ha grosse qualità. Sta facendo bene a San Buceto, ringrazio la società di San Buceto che gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra, ma lui sta ripagando questa fiducia che gli sta dando la società. E dico ai giovani, faccio un appello, per qualsiasi obiettivo che uno vuole raggiungere bisogna togliere qualcosa nel divertimento, nell'uscire, qualcosa della nostra vita, del piacere, perché poi una volta che uno arriva a essere giocatore professionista, come è stato Fiorillo, come sono stato io, come è stato, il divertimento viene da solo, recuperi tutto quello che hai fatto, che hai abbandonato durante la tua escalation per arrivare a diventare professionista. Belle parole. E voi ragazzi siete pronti a fare dei sacrifici per diventare dei giocatori professionisti? Quali sacrifici fate adesso? C'è qualcuno di voi che mi vuole raccontare se rinuncia già a qualcosa che i suoi amici della sua età fanno? Quali rinunce dovete fare? Prendete il microfono, allora Francesco? Dai Francesco. La mia rinuncia è che le caramelle le sto mangiando poche, però... Mannaggia! Però un pochino perché sennò... E poi... I giochi diminuiscono un po'. Beh, però vale la pena, vero? E siete voi che dite a Francesco e ai ragazzi che non deve mangiare le caramelle, Claudio? Non l'abbiamo detto, però si autogestiscono. Sì, già è una dimostrazione di. Vai, qualche altro sacrificio? Crescita, sentiamo questa. Che sacrifici fa, la forza. I giorni di allenamento dobbiamo evitare di uscire ai giardinetti. Ah, i giardinetti non si può andare, vietate, insomma un ritiro, una sorta di ritiro. La fila dietro? Io gioco molto di meno alla PlayStation. Alla PlayStation? Ai, e questo forse non è tanto un male, vero Claudio? Il fatto che non giochi alla PlayStation. Pure l'altra volta ha perso una scommessa con Mister Fabio. Perché? Perché qual era la scommessa, Alessandro? Te la ricordi? Ah. Che se non faceva gol durante una partita, no, che se non faceva gol, se non provava comunque da solo a divertirsi, a superare almeno 3 volte, a fare un numero, cioè sul dribbling, il mister gli sequestrava la PlayStation. Ai, e lui ha vinto la scommessa. No, ha rischiato. A mezza. Un altro sacrificio. Sono i joystick. Tutti i miei amici sono liberi il giorno in cui faccio allenamento, quindi io faccio allenamento, poi chiedo ai miei amici se lo si può fare la domenica, i miei amici non ci sono, quindi cioè, sto da solo a casa perché non ho un fratello né una sorella. Questo ci dispiace, però, genitori, allora. Sì. Però mi diverto con questi. Mi diverti con loro, che siete un bellissimo gruppo. Altri sacrifici che volete segnalarci? C'è il mister qui, il collaboratore del mister, vediamo se possiamo fare qualcosa per voi, per alleviarvi questi sacrifici. Finito? Tu l'hai già detto? Già. Nessun altro? Sarebbe bello dai più grandi sentire se sentono questa cosa. Vogliono parlare, ragazzi, io non insisto perché... Se è vero quello che ho detto, che diciamo,
vi manca o lo fate per un obiettivo dopo? No, no, quello che dici è pura verità, perché io ad esempio arrivo da Milano e faccio tanti sacrifici, non vedo poco la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici per arrivare a un sogno che ci tengo tanto. Bravo. È davvero. Anche io sono d'accordo con quello che è stato detto, anche vengo da Napoli, ho lasciato casa quando ero piccolo, avevo 14 anni, è stata dura, però spero che un giorno i miei sacrifici verranno ripagati. Bravi. Anch'io sono d'accordissimo con quello che ha detto, io sono di Perugia, questo è il mio terzo anno qua e veramente mi manca pure a me la mia famiglia e niente. Posso solo confermare quello che hanno detto i miei compagni, perché comunque questi sacrifici prima o poi si spera che possano ripagare quello che si fa a quest'età. No, anche perché ragazzi vi dico una cosa, che il mondo del calcio penso sia il mondo più bello che c'è, quindi arrivarci avrete dei privilegi che nessun'altra persona oltre il calciatore può avere, di qualsiasi genere. Quindi sacrifici per arrivare a un obiettivo che vi fa stare bene per tutta la vita. L'ultimo commento? No, se vuoi. Vai. Io non parlo italiano, parlo poco. Io vengo dall'Argentina e vedo tutto quello che ha detto, non vedo la mia famiglia fa 5 mesi, è difficile. È difficile, certo. Però meriti un applauso perché Bravo. Così lontano, senza vedere la famiglia, veramente... È un esempio di abnegazione sportiva. Noi abbiamo un'ultima domanda per Michele Gelsi, poi diamo la linea al servizio. Michele, tu potevi essere un allenatore delle giovanili del Pescara, perché ti era stato proposto dopo la sì, fine di dopo che ho finito di giocare mi era stato proposto di allenare gli allievi del Pescara. Io però avevo già programmato di andare a fare un'esperienza con mio figlio Alessandro e mia moglie a Miami per farlo giocare, per fargli insegnare una lingua. Siamo stati lì 3 anni e Alessandro oggi domani mi potrà ringraziare che oltre all'italiano sa molto bene la lingua e ha conosciuto un ambiente diverso da quello che è l'Italia. Poi lui ha scelto perché giustamente il calcio è ancora europeo, quindi non si sa mai, sono ancora giovane, quindi per diventare allenatore del Pescara Calcio ci potrebbe essere ancora tempo. E grazie a Mister Gelsi per la sua disponibilità e per i preziosi consigli che ha dispensato ai ragazzi. È il vostro momento, raccontateci chi siete. Ciao a tutti, io sono Nicolò Salvio e vengo da Silvi. Io faccio il portiere e sono molto bravo a scuola e in campo sono molto arrabbiato con i difensori perché non marcano quello, non marcano quell'altro. Insomma, le dai chiaro. Io mi chiamo Alessandro e di cognome faccio Sciai e vengo da Sant'Egidio in provincia di Teramo. Il mio ruolo è attaccante destro e di carattere sono molto gentile. Sei molto gentile, bene. Ci vuole la gentilezza anche nel calcio. Ciao a tutti, io sono Andrea Gallese, faccio il ruolo difensore e vengo di Avezzano e di carattere... Divertente. Ciao a tutti, sono Lorenzo Di Leonardo, faccio il mio ruolo è l'attaccante destro e sono molto veloce. Ciao, sono Andrea Tarantelli, vivo a Pescara, il mio ruolo è centrocampista destro, la mia qualità è il fisico e il tiro. Buonasera a tutti, sono Adriano Verna, faccio il portiere, gioco al Pescara da 4 anni e mi reputo un bambino gentile. Ciao, io sono Gianmarco, sono un attaccante sinistro e sono molto veloce. Ciao, sono Michelangelo Capuzzi e il mio ruolo è centrocampista e sono molto veloce. Buonasera, io sono Luigi Morazzini, il mio ruolo è centrocampista e ho un carattere molto vivace. Ciao, io sono Paolo, il mio ruolo è difensore e sono molto gentile. Ciao, sono Francesco, il mio ruolo è difensore sinistro e sono molto simpatico.
Ciao, salve, io sono Giacomo, cognome Minò, di ruolo faccio centrocampista destro, vengo da Pescara, di origine brindicina, e sono chiacchierone e veloce. Chiacchierone e veloce. Ciao, io sono Thomas, vengo da Pescara. Il mio ruolo è il difensore e sono molto veloce. Ciao, sono Giona, il mio ruolo è il portiere. Ho 9 anni e sono un gran chiacchierone. Sei un gran chiacchierone anche tu. Bravissimo, bravissimo. Allora, Bruno, sono gentili, ma un giocatore può essere gentile? Cosa intendo? Speriamo che non lo sia troppo gentile, perché altrimenti... Però va bene che è gentile ed educato di questi periodi, va benissimo. Michele Gelsi, sono simpatici questi ragazzi. Molti se lo sono detto da soli che sono simpatici, ma lo sono tutti. Sì, sponsorizzato che dicono simpatici e gentili per dire che sono bravi ragazzi. Quindi No, sono veramente belli da vedere e da sentir parlare. Complimenti anche agli allenatori che li mettono in condizioni di essere spavaldi e belli da vedere. Claudio Gorgoglione, c'è sempre un clima così allegro in squadra. Sì. Si vede. Sono simpaticissimi, sono svegli, poi hanno fatto presto, sono diventati un bel gruppo, quindi aiuta anche a loro a aprirsi. Bruno. Se non c'è allegria a questa età, sarebbe iniziare male, invece va bene che ci sia. Anche perché la rivalità, la competitività non la sentono ancora, o già ci sono questi no, sentimenti? No. Credo nel giusto, cioè loro... Per loro è un divertimento, è un gioco ed è giusto che sia così. Non devono già da questa età essere ultra competitivi, cioè sono comunque bambini di 9 anni. Per loro è semplicemente un gioco ed è un bene così. Grazie ragazzi, tra poco il consueto aggiornamento sulla primavera del Pescara a cura di Luca Tesao e Francesco Salviani, seguirà la pubblicità e subito dopo in studio per conoscere da vicino Vincenzo Fiorillo. Weekend di riposo per la primavera biancazzurra, sfida a campi invertiti contro il Foggia per le varie under del Pescara. Ad inaugurare il fine settimana sportivo saranno i ragazzi di Mister Mancini che giocheranno domenica mattina sul campo del Foggia. Stesso campo per l'under 16 di Mister Pesoli. I baby di Mister Ruscitti invece ospiteranno i rossoneri domenica pomeriggio alle 15. Per la primavera di Mister Epifani, tempo per riordinare le idee prima del match in trasferta contro l'Ascoli dell'ex Ceteo Di Mascio. Siamo in studio per il momento più atteso della trasmissione, il confronto con il giocatore del Pescara. Abbiamo ancora tutti negli occhi la sua prodigiosa parata al 93esimo di Pescara-Palermo su Nestorovski, ed è qui con noi, i cuccioli non vedono l'ora di incontrarlo, il portiere Vincenzo Fiorillo. Ciao Vincenzo, benvenuto. Buonasera. Anche tu ti appresti a questa esperienza sicuramente nuova per te di essere bersagliato dalle domande dei ragazzi. Sono a disposizione, va bene. Allora, una parola anche sui tuoi trascorsi da bambino, da ragazzo. Ti chiamavano il falco del tuo quartiere, il falco di Oregina, sì. Il tuo quartiere di Genova. Sì, questi sono soprannomi che mi hanno dato i giornalisti di Genova già da grande in primavera. Non proprio da bambino. Dopo una finale di Coppa Italia primavera è uscito un articolo con questo soprannome, poi come tutti i soprannomi me lo sono portato un po' negli anni. Ecco. E ci racconta chi sei in questo servizio il collega Massimo Profeta. Let's ride.
Tanta anticamera lo scorso anno, prima da titolare alla 30ª nella sfida interna col Milan del 2 aprile. C'è da attendere anche nella stagione in corso. 8 partite ai margini. Il suo momento arriva il 14 ottobre, inaspettato ma fortunato. Soffia il posto a Pigliacelli da 5 partite, titolare della Porta Biancazzurra. Non stiamo parlando di un novizio. Vincenzo Fiorillo, classe 90, il falco di Oregina, quartiere popolare di Genova. Da protagonista in carriera ha vinto 2 campionati di B. A Livorno nel 2013 allenatore Davide Nicola e col Pescara appena 2 anni fa con Oddo in panchina. 106 presenze in cadetteria, di cui 5 nella Regina e 8 nello Spezia. Il resto tra Livorno, soprattutto Pescara e quindi l'Abruzzo. Un segno del destino. 8 giugno 2008 all'Angelini di Chieti, l'ultimo atto del campionato primavera. La Samp dei vari Marilungo, Poli, Mustacchio, Sembroni, Biancazzurro prestato e blu cerchiati, Eramo, Signori e appunto Fiorillo, prevale 3-2 sull'Inter di un certo Mario Balotelli. Doppietta di Poli, ma a decidere Mustacchio. L'11 di Fulvio Pea, DS Marotta, si laurea così campione d'Italia. 2 mesi prima anche la Team Cup nella finalissima con l'Atalanta, terminata ai rigori, di cui 2 neutralizzati dal falco di Oregina. Carriera da predestinato nel febbraio 2009, miglior portiere del Viareggio. Il nuovo Buffon, si disse, ma qualcosa si inceppa. In A con i blucerchiati appena 9 presenze, addirittura terzo portiere nel 2012 quando la Samp, allenatore Iachini, torna nel massimo campionato dopo gli spareggi. Senza dubbio il punto più basso della carriera di Fiorillo, che tuttavia non si scoraggia, vince la B a Livorno. Di nuovo la Samp, dove gioca le ultime 5 giornate di campionato in Serie A. Cessione della metà del cartellino alla Juve e approdo in prestito a Pescara nell'estate del 2014. Il momento più esaltante a Trapani, 9 giugno 2016, vittoria del campionato di B. C'è l'obbligo di riscatto, il portiere genovese e tutto del Pescara. La Serie A, un autentico travaglio, in modo particolare per Vincenzo Fiorillo, che chiuso da Bizzarri non vede mai il campo sino al confronto col Milan. Il resto è storia recente della scorsa estate. Rientra dal prestito di Frosinone Pigliacelli, 5 anni di contratto. Il boemo sembra chiudere ogni tipo di prospettiva al falco di Oregina, che nonostante tutto continua ad allenarsi in silenzio con la professionalità di sempre, senza alzare la voce o fare polemica. L'equilibrio, la sua virtù peculiare. Zeman, tecnico meritocratico per eccellenza, lo premia, ma qualcosa si era già intuito dall'intervista rilasciata dallo stesso Fiorillo alla vigilia di Parma-Pescara. Riascoltiamo. Vincenzo, allora la presentazione dei nuovi trolley proprio alle tue spalle, quindi pronto per partire? Sì, siamo giusto per... sì, siamo pronti. Prima di preparare il trolley dobbiamo preparare una gara importante, ecco. Ma io mi riferivo a un'altra partenza, visto che eri stato già molto chiaro qualche settimana fa, se dovessero rimanere così le cose potrei anche pensare di partire a gennaio. Non lo dico più perché non avevo detto proprio così, avevo detto che nel caso non fossi tenuto minimamente in considerazione, che è diverso, però è uscito subito che a gennaio me ne vado con il trolley e non è così, infatti lo dimostra il mio impegno negli allenamenti e aspetto appunto un'occasione, credo di poter dare anche io il mio contributo. Il mister era stato chiaro che voleva 2 portieri di un certo livello, quindi rispetto alle sue scelte aspetto appunto un'occasione. Era questo servizio di Massimo Profeta, che ringraziamo. Emerge la tua forza sia in campo ma anche forza di reagire nei momenti di difficoltà. Beh, sì, perché penso che il calcio rifletta un po' poi la vita in generale, ecco, quindi bisogna sempre cercare di avere un atteggiamento positivo alle difficoltà, di non cercare le scuse in altre cose, ecco, questa è una cosa di cui ho sempre fatto tesoro. È molto più semplice quando le cose non vanno bene dare la colpa sempre a qualcuno, a qualcosa. Invece sono sempre stato abituato a vedere prima cosa io
posso fare per, appunto, per cambiare le cose. E questa è una cosa che nel calcio alla lunga mi ha sempre premiato. Ragazzi, il vostro momento. Chi comincia a fare la prima domanda? Vincenzo Fiorillo. Ciao Fiorillo, io sono Nicola e la mia domanda è: quale persona ti ha sostenuto nel tuo cammino da portiere? Insomma, tante sono le persone. Io, la mia famiglia innanzitutto, perché quando avevo la vostra età Genova è una città grande, quindi per andare a fare gli allenamenti a volte c'erano anche da fare un'ora di strada tra autobus, a volte i miei genitori non sempre potevano accompagnarmi e hanno fatto tanti sacrifici, ecco, e la mia famiglia in primis, poi sono tante le persone che mi hanno dato una mano, su tutti il mio mister, diciamo, del quartiere, che mi ha obbligato a giocare quando io non volevo iscrivermi alla scuola calcio. Andiamo avanti. Ciao Fiorillo, io sono Alessandro e la mia domanda è quando... Non ti emozionare, sono qua apposta. Parole tue. Allora dai, andiamo al ragazzo successivo e così tu riordini un attimo le idee e poi... Con me volevi fare tante domande in una. Ciao, io sono Andrea. Qual è la squadra più forte che hai incontrato? In generale dico l'anno scorso la Juventus, che secondo me è la squadra più forte che ho visto con i miei occhi. Ciao Fiorillo, sono Lorenzo e la mia domanda è: oltre al Pescara sei mai stato in Serie A? Un pochino con la Sampdoria quando ero più giovane. Ciao Fiorillo, sono sono Andrea. La mia domanda è: che lavoro farai dopo aver finito di fare il calciatore? Questa è una bella domanda, perché ancora ci sono tanti anni. Un po' già questa domanda mi mette un po' di tristezza. Mi piacerebbe allenare i portieri, però non lo voglio dire, che poi Stefano si arrabbia, pensa che gli voglio rubare il lavoro, capito? C'è tempo. Ciao Fiorillo, io sono Adriano e la mia domanda è: che emozioni hai provato per la prima volta quando hai indossato la maglia della nazionale? Della nazionale Under 21 massimo, perché se non ci sono mai andato in nazionale A. Ma le ho fatte tutte la trafila ed è molto bello, perché quando soprattutto hai 16, 17, 18 anni è un po' la maglia della nazionale, è emozionante, è affascinante, senti l'inno, inizi a giocare in stadi grandi dove non hai mai giocato, quindi è stata una delle esperienze più belle in assoluto della mia carriera quella. E adesso torniamo con il microfono al mini calciatore, che prima si era un po' affermato perché aveva, come dicevo io, le ho tante domande da fare. Hai fatto altri ruoli oltre al portiere? No, mai. Non lo so, non so com'è l'emozione di fare un gol o un cross o qualcosa. Non ho mai avuto modo. Prendo solo i gol e una vita a raccogliere la palla. Allora adesso, prima di proseguire con le domande dei nostri cuccioli, ci fermiamo per vedere un servizio di due calciatori che sono passati per il Pescara e che ora militano nell'Under 21 che proprio ieri era a Pescara per un amichevole con la squadra biancazzurra. La scuola calcio del Pescara incontra l'Under 21. Il centrocampista Rolando Mandragora e gli attaccanti Daniele Verde e Federico Bonazzoli, in un'inconsueta conferenza stampa, hanno risposto a tantissime domande e curiosità dei piccoli delfini biancazzurri. Come ti sei sentito quando hai segnato il tuo primo gol e lo stadio urlava il tuo nome? Allora, è bello perché alla fine c'è sempre tanta gente che grida il tuo nome, però alla fine sei felice perché hai fatto un gol
alcune cose non si possono neanche spiegare, nel senso con le parole non riusciamo a trasmettere alcune volte quello che viviamo, quindi è veramente qualcosa di unico e spero che un giorno anche tu avrai la possibilità di provare queste emozioni. A me non piace andare a scuola, però voi come andavate a scuola? No, a noi invece a tutti e tre piaceva abbastanza andare a scuola, prendevamo anche quello come un divertimento. So che non è facile conciliare le due cose, però sono alla base di tutto, quindi è bene che ti inizi a piacere anche la scuola. E da piccolo, qual era il tuo calciatore preferito? A me? Uh-huh. Il mio giocatore preferito, dottore, è Neymar. Ah. Il tuo qual è? Mandzukic. Ah. Ti Juve? Sì. Questa domanda è rivolta a Mandragora e Verde. Qual è il ricordo più bello che avete di Pescara? Ma diciamo che per quanto riguarda me a Pescara ho solo ricordi belli perché ho fatto parte della squadra che ha vinto il campionato disputando i playoff ovviamente. Non sono riuscito a disputare playoff per un infortunio che ho avuto, però ho solo bei ricordi a Pescara. Eravamo guidati da Mister Oddo, a cui sono tanto legato e faccio un grande saluto. E niente, ho solo ricordi belli e basta. Sì, credo che la vittoria dei playoff è stato il ricordo più bello e io ricordo ancora i due gol che ho fatto contro il Novara, semifinale dei playoff. Credo dopo la vittoria quei due gol sono stati i momenti più belli che ho passato qui a Pescara. Hai mai segnato di rovesciata? In allenamento, sì. Questa domanda è rivolta a Mandragora. Se ti chiedo tre consigli, cosa mi diresti? Tre consigli. Allora, il primo, di divertirti sempre. Il secondo, di impegnarti a scuola. E il terzo, invece, di seguire tutto quello che ti chiedono i mister. E basta. Questi sono i tre consigli. Insomma, c'è stata una specie di cuccioli campione in esterna con questi tre elementi della nazionale Under 21. Tu che ricordo hai, Vincenzo, di questi giocatori con cui ovviamente hai condiviso l'esperienza biancazzurra? Sicuramente di tutte e due molto positivi, nel senso che Rolando era giovanissimo quando era qua 3 anni fa, perché è un classe 98-97. Ma aveva già la personalità di un giocatore che aveva 10 campionati alle spalle, tant'è vero che nonostante la sua giovane età il mister Oddo lo impiegò sia come mezzala che come regista e addirittura come difensore centrale di una difesa a 4, un ruolo mai inedito per un ragazzo alle prime armi, e lui lo fece con una personalità incredibile. E poi ebbe un infortunio abbastanza serio poco prima della fine del campionato che gli fece saltare, ecco, la fase finale dei playoff. Mentre Verde è un giocatore davvero, davvero interessante, un mancino che gioca a piede invertito, ecco, molto simile a un'ala zemaniana per intendersi, anche in parte. Solo che in quella squadra quell'anno lì c'erano giocatori come appunto Caprari e Gianluca Lapadula, lo stesso Verre, che stavano facendo così tanto bene che è stato un po' difficile per lui l'inserimento, però quando poi è capitata l'occasione fece appunto quei due gol pesantissimi in semifinale, ma le grandi qualità un sinistro micidiale si intravedevano già. Bruno Nobili, indimenticabile la doppietta di Verre nella semifinale del Pescara, semifinale di ritorno con il Novara, sì, 2016. Sì. Quella l'ha detto lui stesso che è uno dei ricordi più belli che ha, perché chiaramente ha contribuito in modo molto positivo a far vincere la partita. Michele Gelsi, un tuo giudizio su questi giocatori? Molto molto bravi. Verde adesso ha fatto anche il salto di qualità, sta giocando titolare in Serie A, quindi
ha delle caratteristiche molto esplosive, l'uno contro uno è micidiale. Mandragora secondo me mi è sempre piaciuto già quando giocavo nelle giovanili del Genoa, è sempre stato, mi dà la sensazione di un bravissimo ragazzo, quindi poi quello che è fuori rispecchia il campo, quindi sta facendo molto bene e sono molto felice. Bene, torniamo alle domande dei nostri ospiti. Allora ragazzi, torno a vostra disposizione Vincenzo Fiorillo. Vai. Fiorillo, io sono Gianmarco, ti vorrei chiedere una domanda. Quando hai iniziato a fare il portiere? Ho iniziato quando ho iniziato a giocare nella squadra del mio quartiere, quindi a 9 anni. Ciao, sono Michelangelo e ti vorrei chiedere una domanda. Però quando l'allenatore ha messo Pigliacelli, tu come ti sei sentito? Domanda da giornalista. No, scherzo, come mi sono sentito? È normale che a un portiere dispiace come ogni altro giocatore quando non gioca, però nel calcio in generale le cose possono sempre cambiare, le partite sono tante, si può giocare un po' uno, un po' l'altro, l'importante è che la squadra vinca, che la squadra vada bene, perché così sono tutti più contenti, diciamo, più felici. E quando inizialmente non ho giocato non ho fatto nient'altro che impegnarmi ancora di più di prima. Andiamo avanti. Ciao, sono Luigi e la mia domanda è: quale attaccante ti ha messo in difficoltà? Tantissimi, tanti, veramente tanti. Però ecco, un attaccante, ne dico uno con cui ho giocato insieme più che contro, che era Gianluca Lapadula, che sotto porta era davvero un finalizzatore incredibile, anche nelle sedute di allenamento, e per un portiere era davvero fastidioso. Ciao, sono Paolo, la mia domanda è: chi è il tuo idolo? Il mio idolo, anche se sembra un po' scontato, però è Buffon. Fin da quando sono bambino, perché poi essendo nato io nel 90, dopo il 95-2000 in poi ci fu la nascita di Buffon calcistica, e è rimasto il mio idolo, ma poi sono uno che cerca sempre di guardare quelli più bravi in generale, però Buffon è l'idolo da bambino fin dall'inizio. Tu sei stato anche il proprietario della Juventus. Sì, per un breve periodo, però sono sempre stato poi in giro in prestito. Ciao Fiorillo, sono Francesco e ti voglio dire una domanda. Ma quale parata è stata la migliore? Non sono tantissime quelle parate incredibili che ho fatto, quindi ce l'ho bene in mente. Allora, una che mi è piaciuta particolarmente è stata in una partita di Coppa Italia, Roma-Sampdoria. E anche quella di domenica, onestamente, è stata una parata che mi è piaciuta a livello tecnico. Ciao Fiorillo, io sono Giacomo e la mia domanda è: nella tua famiglia, oltre a te, chi ha giocato? Ma giocavano un po' tutti, diciamo a livello dilettantistico, ma è sempre stata una passione, diciamo, di tutta la famiglia in generale. Poi i miei fratelli hanno giocato magari un po' con gli amici, diciamo che giocavano tutti, non sono riusciti a arrivare a fare i calciatori, ma è sempre stata una grande passione di famiglia. Ciao Fiorillo, io sono Thomas. La mia domanda è: a quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? Un po' tardi rispetto al standard, tra i 9 e i 10 anni. Ciao Fiorillo, sono Giona. Ti piace giocare in porta? Ma questa è una bella domanda, sembra scontata ma non lo è. È filosofica questa domanda. Sì, mi piace, però ti posso anche dire che non avendo mai provato nient'altro, ormai è tardi, me lo faccio andare bene lo stesso. Allora facciamo fare una domanda anche al proprietario di portieri. Sarà una domanda di Vincenzo, sono Stefano. Vi conoscete molto bene. Questo è un bambino intelligente. È intelligente? Troppo buono. Più che altro la mia curiosità è: qual è il ricordo più bello legato alla tua carriera finora?
Finora ne dico due, che sono appunto le due vittorie, sia quella con il Livorno, perché nasce da un gruppo bellissimo che veniva dalla scomparsa di Pier Mario Morosini l'anno prima, e quindi c'è stato un qualcosa di magico all'interno di quel gruppo. E ovviamente anche quella con il Pescara è stata, credo ad oggi, l'emozione più grande, non tanto la vittoria in quel momento, ma quello che poi ho visto con i miei occhi i giorni dopo, non mi era mai capitato nella mia vita. Una gran bella risposta, un applauso a Vincenzo Fiorillo, anche per essersi prestato alle vostre domande che non sono finite. Sentiamo il collaboratore tecnico Claudio, come si sono comportati i ragazzi con il portiere del Pescara? No, abbastanza bene, dai. Sono comunque un bel gruppo che abbiamo avuto. Abbiamo il piacere di allenare quest'anno io e mister Stefano, anche mister Fabio Gianzante, che purtroppo oggi non è qui, che sta influenzato. Però un bel gruppo, sono bambini molto svegli. Certe volte ci mettono anche a noi in difficoltà, anche troppo, come dice mister Stefano. Però un bel gruppo, bel gruppo. Ed ora ci proiettiamo sul campionato, perché c'è un contributo da parte del tuo compagno Crescenzi, Vincenzo, che ci parla del prossimo impegno del Pescara con il Bari. No, loro sono una grande squadra che sta attraversando un buon momento, però noi dobbiamo iniziare a ingranare. Sicuramente andremo lì senza paura, perché sappiamo dei nostri valori e possiamo vincere contro chiunque, quindi andiamo lì a testa alta e dimostreremo di che pasta siamo fatti. Dobbiamo iniziare a ingranare e a dare continuità dei risultati. Sicuramente cresceremo e niente, dobbiamo provare a vincere anche con il Bari per portare a casa questi tre punti che adesso come adesso sono fondamentali. Dobbiamo dare continuità di risultato anche per questa, per capire dove possiamo arrivare. Sulla carta siamo da prime posizioni, però dobbiamo dimostrarlo, e adesso dobbiamo cominciare a dimostrarlo con i fatti, non solo con le parole. E l'intervista ad Alessandro Crescenzi è una parte di un'esclusiva che è stata rilasciata al quotidiano Il Centro in settimana, una diretta Facebook. Ragazzi, ancora luci puntate su di voi, perché visto che stiamo parlando del prossimo impegno del Pescara, c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Fiorillo sull'impegno del San Nicola? Chi è? Ecco qui, abbiamo già il volontario, però non abbiamo il microfono. Fiorillo, ma quale difficoltà c'è nella partita di domenica? Innanzitutto è uno stadio molto difficile, perché è una piazza importante con una tifoseria calda che, se le cose vanno bene, sanno spingere, ecco, la squadra di casa, e poi hanno degli attaccanti molto bravi. Però andremo a giocarcela, perché anche noi abbiamo parecchi attaccanti bravi. Bene, volete aggiungere qualcosa? Un'ultima domanda, noi siamo in conclusione. Se avete una domanda per Fiorillo, una curiosità, Bruno? Curiosità. C'è da sfatare questo tabù del San Nicola, perché il Bari in casa è sempre vincente, o quasi. Sì, è una delle trasferte in cui il Pescara ha raccolto sempre di meno, per cui speriamo che finisca questa storia. Vogliamo fare un in bocca al lupo a Fiorillo al Pescara con un applauso, ragazzi. Grazie. E noi siamo arrivati alla conclusione di questa sesta puntata di Cuccioli e Campioni. Il nostro ringraziamento a Vincenzo Fiorillo, a Bruno Nobili, a Michele Gelsi, al collaboratore tecnico Gorgoglione, Claudio Gorgoglione, e poi naturalmente a tutti i ragazzi del 2008, accompagnati dal preparatore dei portieri Stefano Roberti, e anche ai ragazzi del Convitto, che sono stati graditissimi spettatori e che prima o poi, in una delle prossime settimane, vedremo qui come protagonisti a Cuccioli e Campioni.
E una serie di ringraziamenti a Luca Teseo in regia, al CEO Tonto Donati, Andrea Di Fabio, Francesco Salviani, Antonio Di Berardino, Max Mucciante, Giuseppe Geria e Massimo Profeta per i servizi esterni. Noi ci vediamo tra una settimana su Rete 8 Sport. Grazie a tutti voi. Buonanotte. Presidente, accetta il nostro invito? Certo. Mister, è un invito per lei. Grazie. Capitano, ti aspettiamo. Grazie. Simone Andrea è per te. Grazie. Abbiamo bisogno di una giornalista. Contratto annuale con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Parliamone. Cuccioli e campioni, il venerdì alle 21 su Rete 8 Sport. Ragazzi, fate i bravi.